paura ieri sera a Ponte a Sereto. Un marittimo è rimasto ustionato seriamente alle braccia e al volto in un incendio scoppiato poco prima delle 20 nella strana macchina del traghetto Zeus Palace della compagnia Grandi Navi Veloci, ormeggiato nel porto di Genova. La nave sarebbe dovuta partire alle 22 per Palermo e le operazioni di imbarco dei passeggeri, delle auto e dei camion non erano ancora cominciate. L'uomo di 40 anni è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Villascassi di San Piadarena. Il viaggio per la Sicilia di ieri è stato annullato. La sala macchina infatti è rimasta molto danneggiata e non si sa quando il traghetto, costruito nel 2001 dai cantieri coreani Samsung, potrà riprendere il mare. Le fiamme sono divampate all'improvviso dopo una piccola esplosione da uno dei generatori di corrente della nave. Il fuoco è stato messo sotto controllo prima dei componenti dell'equipaggio e quindi spente da diverse squadre dei vigili del fuoco accorse con varie autobotti. Contemporaneamente si sono affiancate alla nave alcuni rimorchiatori per raffreddare lo scafo.